Due giovani ventenni hanno perso la vita nell'ennesimo scontro tra gang in lotta per il controllo del territorio in un quartiere di Stoccolma. Un fenomeno preoccupante, quello della criminalità legata al mondo delle gang, che fino ad adesso nel 2017 ha causato la morte di 7 persone nella capitale svedese. L'episodio è avvenuto mercoledì notte, quando due giovani sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco mentre si trovavano all'interno di un'auto parcheggiata nella zona di Kista, nella parte nord-occidentale della città.